Dopo la morte di una maestra di 48 anni, l'assessore regionale alla salute, Lucia Borsellino, invia gli ispettori al Policlinico di Palermo. La donna era stato curato con la chemioterapia, un organo diverso da quello colpito da tumore. Momenti di tensione questo pomeriggio a Palermo nella sede della GESIP, dove un gruppo di operai ha circondato il commissario liquidatore. Il manager è stato protetto dalla polizia. Oggi intanto anche a Palermo in strada studenti e precari per la mobilitazione europea contro i tagli e il rigore. La Cassazione conferma la condanna a 8 anni ad Antonino Speziale, accusato della morte dell'ispettore Raciti durante gli scontri del derby Catania-Palermo. Confermata la condanna anche per l'altro ultra catanese, Daniele Micale. L'attrice Carole Bouquet a Palermo riceve il premio Strasberg per il suo impegno alla cerimonia nell'ambito dell'edizione 2012 del progetto Amazzone. Buonasera, benvenuti al TG Med, seconda edizione del nostro giornale. Allora arriveranno gli ispettori al Policlinico di Palermo, dove si registra un nuovo caso di presunta mala sanità. Vedremo ovviamente quali saranno le risultanze di tutto questo e di tanto altro. Parleremo tra un attimo dopo la pubblicità. Nuova Sport Car, la nuova concessionaria Palermo BMW e Mini, Isola delle Femmine, Via delle Industrie 77. Da Loris, vendita promozionale, abito uomo 99 euro, giubbotto uomo 89 euro, orario non stop. Loris, la moda passa, lo stile resta. Fuori tutto, Trotta Group. Trotta Group, l'unico megastore del tessile. Strada statale 113, chilometro 58, a Carini. Il benessere inizia con noi da oggi, installando a casa tua un impianto di depurazione acqua. Waterworld, azienda di riferimento con una linea completa di impianti di trattamento dell'acqua domestica e industriale. Addolcitori, refrigeratori, dissalatori, tutti con autorizzazione ministeriale. A Palermo, in via Resuttana 269. A Trapani, via Archi 33. Non ce la faccio più, signorina. Non ce la faccio più. Tutto quello che tocco diventa oro. Beato disperato. Lei. Sì, beato lei. Guardi. E il signor? È Renato Mida. Renato Mida. Però mi chiamano Re. Re Mida. Ecco qui la penna. Firmi qui. Lo vede, signorina? Tutto quello che tocco diventa d'oro. E invece tutto l'oro che noi ritiriamo diventa contante all'istante. Mamma mia, meno male. In the summertime when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. Ma allora che abbiamo fatto? You got women on your mind. Moduli fotovoltaici Sun Power. E in un piccolo spazio, una grande potenza. Risparmio sulla bolletta di gas e luce fino al 90%. Consulenza energetica e sopralluogo gratuiti. Media Elettra, 20 anni di esperienza e serietà a tuo servizio. Chiama subito il numero verde 800-111-341. Ti stiamo aspettando. Media Elettra, diamo energia al tuo futuro. Il neo assessore regionale per la salute, Lucia Borsellino, d'intesa con il Ministero, ha disposto una ispezione al Policlinico di Palermo per acquisire la documentazione relativa al decesso di una donna, Maria Di Benedetto, decesso sul quale la Procura di Palermo ha già aperto un'inchiesta. Gli ispettori dell'assessorato dovranno verificare quanto accaduto e accertare se ci sono state eventuali responsabilità o carenze sulla morte della donna avvenuta. Forse questa è la tesi principale per un gravissimo errore. Sentiamo.
Il tumore aveva colpito l'intestino, ma durante l'esame istologico era stato diagnosticato, per errore, alle ovaie. Era iniziato così il calvario di Maria Di Benedetto, maestra elementare di 48 anni, sposata e madre di 4 figli. L'inchiesta inizialmente aveva ipotizzato il reato di lesioni gravissime, adesso diventato omicidio colposo. A essere indagato un anatomopatologo del Policlinico di Palermo. Durante i 3 anni trascorsi dalla diagnosi fino alla morte, dunque, Maria Di Benedetto era stata sottoposta a una chemioterapia che l'aveva devastato organi ancora sani. Proprio a causa della mancanza di risposte delle terapie, durante un controllo in un altro ospedale palermitano era emerso il sospetto di un'origine differente del tumore. A confermarlo furono poi gli esami svolti nel Policlinico Gemelli di Roma. Per questo i medici chiesero di vedere i vetrini sui quali nel 2009 erano stati fatti gli esami istologici. La conclusione fu che l'origine del tumore potesse essere intestinale. Il cambiamento di terapia però arrivò troppo tardi e Maria Di Benedetto si è spenta la settimana scorsa. Al momento i magistrati stanno valutando anche altre responsabilità, oltre quella dell'unico indagato. Il direttore generale del Policlinico, Mario La Rocca, ha già annunciato un'inchiesta conoscitiva. Vedremo di cosa si tratta, dice, e faremo tutti gli accertamenti che si renderanno necessari. Attimi di tensione a Palermo nella sede della JSIP, la partecipata di cui il comune, come sapete, è socio unico, dove un gruppo di operai ha aggredito il liquidatore Giovanni Labianca. Nella sede di via Maggiore Toselli era in corso un incontro con i sindacati, sul posto è intervenuta la Digos e secondo quanto si è appreso Labianca è stato fatto salire su una macchina della polizia e alcuni lavoratori avrebbero anche dato pugni sulla vettura. La scorsa settimana le parti sociali e Labianca avevano sottoscritto un accordo che apriva la possibilità di far tornare gli operai al lavoro nel periodo natalizio. Sulla questione, tra le altre cose, si era espresso con una nota anche il collegio sindacale, manifestando perplessità, mentre dure critiche erano arrivate proprio dal comune di Palermo. Secondo fonti aziendali, il liquidatore della JSIP avrebbe manifestato disponibilità a convocare per domani l'assemblea dei soci, come richiesto dal collegio sindacale, anche se non sarebbe stata inviata alcuna comunicazione ufficiale. La tensione quindi resta altissima. Intanto nel pomeriggio un gruppo di studenti e di operai della JSIP ha occupato i binari della stazione centrale per poco meno di un'ora. I manifestanti si sono diretti alla stazione dopo il corteo organizzato in occasione della giornata di mobilitazione indetta dalla CES, la Confederazione Europea dei Sindacati. Una manifestazione che questa mattina anche a Palermo ha portato migliaia di persone in piazza, diversi cortei, diverse le occasioni. Per noi questa mattina insieme ai manifestanti c'era Federica Di Gloria. Studenti, docenti, l'intero mondo della scuola da un lato e poi operai e lavoratori di ogni tipo dall'altro. Una giornata di grande mobilitazione, quella di oggi a Palermo come in tante altre città d'Italia. Una mobilitazione organizzata dalla CGIL ma anche a livello europeo dalla CES, la Confederazione Europea dei Sindacati, per dire no alle politiche di austerity che sono state attuate in tutta Europa e in Italia e che stanno penalizzando in modo drammatico soprattutto il mondo del lavoro. Noi siamo lavoratori dell'intercantieri Vittadello e ci occupiamo della manutenzione ASL di tutte le strutture sanitarie di Palermo, di cui tutti purtroppo abbiamo bisogno. Ci dicono che noi il 28 gennaio saremo 20 persone su 34 licenziati, la rimanenza verrà licenziata a maggio perché non c'è il lavoro dentro le strutture sanitarie. Aspettiamo ancora la mobilità primi di gennaio del 2012, fino a oggi non abbiamo ottenuto niente, nessuno, e quindi si sono ridotti veramente all'osso. Ci tolgono la Fiat, ci tolgono la Keller, ci tolgono il diritto al lavoro, quei pochi che realmente lavoriamo, lavoriamo male perché o questo o pietre in faccia. E noi siamo un pugno di disoccupati, mentre tutti gli altri paesi della comunità europea, i politici hanno pensato a creare un reddito minimo garantito per la sopravvivenza, mentre in Italia pensano solo a farsi intanto la legge elettorale, non ci pensano affatto per noi. La scuola su cui si dovrebbe investire invece pagherà in prima persona, pagheranno i docenti, pagherà chi ci lavora, ma pagherà soprattutto l'utente finale. E in strada ci sono anche gli operai della JSIP, reduci ormai da settimane di presidio davanti a Palazzo delle Aquile, chiedono la cassa integrazione ma soprattutto certezze per il futuro.
I cortei hanno paralizzato il traffico in gran parte del centro città, confluendo poi davanti a Palazzo d'Orléans, sede della presidenza della regione, ma gruppi di lavoratori della GESIP insieme ad autonomi, precari, disoccupati e studenti hanno bloccato anche Corso Tucori e altri hanno occupato due binari della stazione centrale. Ecco, questa è la cronaca di questa giornata convulsa anche a Palermo, così come in quasi tutte le grosse città in Italia. A Palermo non si sono fortunatamente registrati momenti di tensione o scontri. Cambiamo per il momento argomento perché lo avete sentito dai nostri titoli. Questa sera la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 8 anni di carcere per Antonino Speziale, accusato dell'omicidio preterintenzionale dell'ispettore di polizia Filippo Raciti. La sentenza quindi è da questa sera definitiva. La Cassazione ha confermato anche la condanna nei confronti dell'altro ultra etneo che era insieme a Raciti la sera dei disordini per il derby Catania-Palermo, Daniele Micale, che in appello aveva ricevuto una condanna a 10 anni per omicidio preterintenzionale più 1 anno per resistenza pubblico ufficiale. Antonino Speziale era stato accusato dell'omicidio preterintenzionale di Raciti per avere scagliato un lavello contro l'ispettore capo di polizia durante gli scontri dopo la partita Catania-Palermo nel 2 febbraio del 2007, scontri avvenuti fuori dallo stadio Massimino. La quinta sezione penale, presieduta da Gaetanino Zecca, ha disposto questa sera anche una refusione delle spese per la parte civile di circa 4.200 euro per la presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero dell'Interno e di quasi 9.000 euro per la famiglia Raciti. C'è stato un agguato questa mattina in provincia di Palermo, a Casteldaccia, dove il titolare di un bar è stato ferito a una gamba da un colpo d'arma da fuoco sparato mentre stava aprendo l'esercizio commerciale in piazza Matrice. L'uomo, Antonio Tomasello, 52 anni, incensurato, al momento dell'agguato era appena sceso dall'auto e si trovava a pochi metri dal bar Castello di sua proprietà. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. La vittima è stata trasportata dal 118 all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo per un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sono gravi. Sarà nuovamente interrogato nelle prossime ore per capire l'origine dell'agguato. In questo momento nessuna pista investigativa viene esclusa. La terza sezione civile della Corte d'Appello di Palermo ha respinto l'istanza di ricusazione del GUP Pier Giorgio Morosini, titolare dell'udienza preliminare del procedimento sulla trattativa Stato-mafia. La richiesta era stata presentata dal legale dell'ex ufficiale del ROS Giuseppe De Donno, che aveva sostenuto che il giudice avesse già anticipato una valutazione sulle vicende in un libro pubblicato lo scorso anno e in alcune interviste rilasciate durante la presentazione del volume. I giudici hanno deciso nell'ultimo giorno utile, alla vigilia della seconda udienza dedicata al procedimento sulla trattativa, che Morosini celebrerà domani nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Intanto in queste immagini state vedendo ciò che è stato realizzato, ciò che è stato filmato fuori dall'aula bunker del carcere Pagliarelli in occasione della prima udienza avvenuta nei giorni scorsi. Intanto è stata rinviata al 23 novembre l'udienza del processo per concorso in associazione mafiosa al senatore del PDL Marcello Dell'Utri. I giudici della Corte d'Appello, che celebrano il dibattimento, in quella data scioglieranno la riserva su alcune richieste probatorie fatte oggi d'accusa e difesa. In particolare il sostituto procuratore generale Patronaggio ha chiesto di produrre una serie di atti che dovrebbero confermare le dichiarazioni rese dal pentito Gaetano Grado. Il collaboratore di giustizia, sentito nelle scorse settimane, ha parlato di presunti investimenti di Cosa Nostra negli anni Ottanta e alle attività edilizie di Silvio, e ha parlato anche delle attività edilizie di Silvio Berlusconi, parlando inoltre del ruolo di intermediario che avrebbe avuto proprio Marcello Dell'Utri. Siamo alla politica, mentre il presidente della regione Crocetta è alle prese con il nodo dei rapporti con PD e UDC per l'inserimento in giunta degli assessori di matrice politica, si annuncia che saranno sbloccati i fondi europei per la Sicilia, nei confronti dei quali è arrivato lo stop. Proprio Crocetta ha dato questa rassicurazione rientrando da Bruxelles. Sentiamo.
La promessa portata davanti al commissario europeo agli affari regionali è quella di trasformare la Sicilia nella California d'Europa. Per farlo però, ha detto il presidente della regione, serve che i soldi siano sbloccati e meccanismi di concessione dei fondi rivisti. Bruxelles aveva fermato infatti in estate oltre 300 milioni di spese già rendicontate, che a loro volta avevano messo a rischio altri 600 milioni di euro. Crocetta però spiega di aver dato tutte le assicurazioni necessarie sul cambio di corso. Il presidente della regione inoltre aggiunge che è stato assicurato lo sblocco dei fondi di cui Bruxelles contesta la rivendicazione, ma servirà, dice, una riprogrammazione della spesa che concentri le risorse su grandi progetti realmente cantierabili. Oltre all'apertura dell'aeroporto di Comiso, secondo Crocetta, si può prevedere un collegamento da Trapani a Siracusa e uno da Catania a Comiso. La richiesta però all'Europa è anche quella di cambiare i meccanismi di cofinanziamento, tenendo conto anche delle conseguenze che la partecipazione alla spesa crea sul patto di stabilità. Intanto, dopo la visita a Bruxelles, Crocetta ha già annunciato che sarà revocato l'incarico di addetto stampa nella sede distaccata, incarico che costa 15.000 euro al mese. Su questo punto oggi abbiamo registrato una presa di posizione del comitato di redazione dell'ufficio stampa della presidenza della regione siciliana, che chiede sostanzialmente al neo presidente della regione Crocetta di approfondire la materia prima di produrre questo tipo di dichiarazioni come quella che avete sentito. Quindi vedremo ovviamente quali saranno gli sviluppi. Cambiamo argomento, si svolgerà il 13 dicembre davanti al GIP Vincenti l'udienza preliminare per decidere sul rinvio a giudizio dell'ex comandante della compagnia aerea Winjet Raul Simoneschi e del primo ufficiale Fabrizio Sanza. I due, accusati di caduta di aeromobile e lesioni colpose, erano ai comandi dell'Airbus A319 della Winjet con 123 persone a bordo in servizio da Roma a Palermo, che il 24 settembre del 2010 finì fuori pista nello scalo del capoluogo siciliano. Sequestrati nella zona A, quindi sottoposta a assoluta inedificabilità, la zona A del Parco Archeologico di Agrigento, un'area di 600 metri quadrati ed una costruzione di 170 metri. Il cantiere è stato scoperto nell'area dove sono in corso lavori di ristrutturazione di un immobile esistente per la realizzazione di una nuova costruzione. Il tutto senza autorizzazione e in totale spregio dei vincoli urbanistici e ambientali. La scoperta è stata fatta dal Corpo Forestale di Agrigento. Una persona è stata denunciata alla procura. Restiamo in tema di cronaca, siamo a Palermo perché una coppia di anziani è stata legata e rapinata da tre banditi entrati in casa con uno stratagemma. È accaduto ieri sera. I rapinatori hanno staccato la corrente costringendo uno dei due anziani, un ottantenne, a scendere in portineria per riattivare il contatore. I banditi sono così riusciti a entrare nell'abitazione in via Marchese di Villa Bianca, hanno legato i due anziani e hanno portato via oro e denaro, ancora non quantificato il bottino. La coppia, che è riuscita a liberarsi e ha chiesto aiuto, è stata condotta in ospedale per alcuni accertamenti. Fortunatamente i due anziani stanno bene. Intanto è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico il bambino di 8 anni che due giorni fa era stato azzannato al volto e alla pancia dal cane di famiglia. I medici del reparto di chirurgia plastica dell'ospedale Villa Sofia, che la scorsa notte avevano ricostruito la parte inferiore sinistra del viso, gli hanno trapiantato del derma artificiale rigenerativo al posto del cuoio capelluto portato via dai morsi dell'animale. L'intervento è riuscito, ma sarà necessario attendere una settimana per capire se la pelle è attecchita. Il bambino è ancora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, le sue condizioni quindi permangono molto molto gravi. E la Procura di Palermo intanto sta valutando se iscrivere nel registro degli indagati per il reato di lesioni colpose i genitori del bimbo. Il Rottweiler era custodito infatti nel giardino di casa. Sarà l'interrogatorio della coppia a consentire agli inquirenti di capire cosa realmente è accaduto. Noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. A che casa giochiamo? Arredo bagno, rivestimenti, infissi, pavimentazioni, sistemi di riscaldamento. Il risultato è vincente. Giocare a far casa per noi significa bagno oasi di relax come in una spa. La forma dello spazio con i nostri rivestimenti. Il design e la qualità con i ferramenti e gli infissi.
la tradizione e l'innovazione con i nostri sistemi di termoidraulica e di riscaldamento. Sia che si tratti di ristrutturarla o di fare casa ex novo, per noi è sempre un progetto da sviluppare per una casa su misura. La nostra casa è l'ambiente per la vita. Ehi, ti ricordi quella volta che abbiamo comprato la cucina al centro commerciale? Eh sì, dopo un anno era già al centro. Smaltimento rifiuti. Adesso basta, eh? Ascoltiamo il consiglio della mamma. Dimensioni Arredi, in via Orsa Maggiore 12 a Palermo. Ma tua mamma ha gli stessi mobili da anni. Certo, lei i mobili li cambia solo se vuole, non perché deve. Dimensioni Arredi, qualità made in Italy, che dura nel tempo. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Mamma, facciamo un dolce insieme. Ricò è crema di ricotta di pecora zuccherata e congelata per essere sempre disponibile. Da oggi anche nella comoda confezione da un chilo. Info su www.ricocreme.it. Telefono 091 869 1229. Il benessere inizia con noi da oggi, installando a casa tua un impianto di depurazione acqua. Waterworld, azienda di riferimento con una linea completa di impianti di trattamento dell'acqua domestica e industriale. Addolcitori, refrigeratori, dissalatori, tutti con autorizzazione ministeriale. A Palermo, in via Resuttana 269. A Trapani, via Archi 33. Da Loris, vendita promozionale, cappotto lana donna 79 euro, orario no stop, siamo aperti anche la domenica. Loris, la moda passa, lo stile resta. A Palermo due malviventi con il volto coperto da caschi integrali hanno atteso sotto casa la titolare di un negozio Compro Oro di piazza San Francesco di Paolo, una donna di 33 anni, ed hanno costretto a tornare indietro con la propria auto verso il negozio da poco chiuso. Mentre uno dei due banditi rimaneva con la donna, l'altro, che le aveva sottratto le chiavi, ha portato via dall'esercizio commerciale 3.000 euro in contanti e 200 grammi di oggetti in oro. Il comune di Bagheria, in provincia di Palermo, si avvicina al dissesto finanziario. Ne ha preso atto la delegazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Lomeo al termine dell'incontro a Roma con i funzionari del Ministero degli Interni. Dalla riunione è emersa l'impossibilità di chiudere il bilancio di previsione 2012, cosa che, si legge in una nota del comune, comporta che nessuna strada sia più percorribile se non quella del dissesto finanziario. Il comune fa sapere che nel più breve tempo possibile verrà stilata in collaborazione con i revisori dei conti una proposta di dichiarazione di dissesto, proposta che verrà ovviamente sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale. Torniamo alla cronaca. Due colpi di pistola calibro 7,65 sono stati sparati contro la saracinesca di un garage adibito a soggiorno di proprietà di un fabbro di Gela, Emanuele Tallarita, di 57 anni, in via Pacini. Uno dei proiettili si è conficcato nel divano dove l'artigiano era seduto insieme alla moglie intento a guardare la TV. Nessuno ha visto gli autori dell'atto intimidatorio, che potrebbero aver agito in sella ad un ciclomotore. L'uomo non ha saputo dare spiegazioni circa l'accaduto. Con una richiesta formale presentata oggi alla presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato la propria rinuncia ai rimborsi elettorali. Una scelta che ha sollevato qualche polemica, ma che i rappresentanti del movimento di Beppe Grillo continuano a difendere. Vediamo. Sulla cifra esatta non c'è ancora certezza, si era parlato in un primo momento di 1.400.000 euro, somma che però i riconteggi sulla base della legge, la 96 del 2012, che dimezzava i contributi, potrebbero ridurre di qualche centinaia di migliaia di euro. La norma sull'attribuzione dei rimborsi viene infatti interpretata dai partiti in modo non ancora univoco. La reale entità della cifra però non cambia di una virgola il messaggio che il Movimento 5 Stelle intende lanciare oggi, rinunciando ai rimborsi elettorali. Per questo i 15 deputati eletti a Sala d'Ercole, con in testa il capogruppo Giancarlo Cancelleri, hanno presentato oggi la richiesta ufficiale alla presidenza dell'ARS.
Sì, stiamo presentando un atto ufficiale alla Presidenza della Camera dei Deputati, per conoscenza alla Presidenza dell'ARS, proprio per dare seguito a quello che è stato il risultato del referendum del 93, con il quale i cittadini hanno detto basta al finanziamento pubblico ai partiti. Per cui è un atto dovuto ritornare indietro questi soldi ai legittimi proprietari, che sono i cittadini. Rimarranno quindi nelle disponibilità del Tesoro a Roma, che li utilizzerà come meglio crede. Penso che sia questa veramente la nuova frontiera del fare politica, senza soldi pubblici, con i finanziamenti che vengono presi da libere donazioni dei cittadini e campagne elettorali che costano poco. Cioè, senza soldi pubblici la politica, che non ha idee perché quelle sono gratis, muore. Cancro e corpo, le battaglie della memoria, questo è il titolo della nona edizione del progetto Amazzone, che prevede all'interno del suo programma anche la consegna del premio culturale Susan Strasberg. Quest'anno il riconoscimento è stato conferito all'attrice francese Carole Bouquet, che lo ha ricevuto questo pomeriggio a Palermo al Teatro Nuovo Montevergini. Vediamo. Il premio Susan Strasberg viene consegnato ogni anno a una figura del mondo dell'arte che si è impegnata nel sociale. Quest'anno il riconoscimento è andato all'attrice Carole Bouquet, che ha fondato un'associazione per bambini maltrattati. L'attrice con l'occasione ha parlato anche del suo legame con la Sicilia. L'impegno si deve avere se uno, a parte ancora una volta essere una donna, se uno ha la fortuna di avere la possibilità di parlare, agire, raccontare storie con il suo proprio corpo, poi, che è quello il mio mestiere, il mio posto allora oggi è qua, come donna, come attrice, come siciliana. Italia, Sicilia, terra mitologica. Terra mia e terra straniera, allora possiamo anche tornare sul corpo a proposito di terra mia, terra straniera, perché si prende anche tempo per... è un incontro, una passione che ho scoperto molto tempo fa ormai, l'Italia e la Sicilia 16 anni fa. E alla fine ho fatto alla rovescia, sono venuta a mettere le mie radici in Sicilia, a Pantelleria. Il premio Susan Strasberg nasce dall'incontro stupendo che Lina Prosa ed io abbiamo avuto, Lina Prosa e l'altra ideatrice del progetto Amazzone, abbiamo avuto nel 98, se la mia memoria non sbaglia, questa donna che venne a Palermo a dare testimonianza della sua vita. Era stata operata di cancro al seno, credo che tutti conoscano che Susan Strasberg era la figlia di Lee Strasberg, il fondatore dell'Actor Studio. Hanno preso il via nel Nisseno le manifestazioni per ricordare l'agente di polizia Calogero Zucchetto, ucciso in un agguato mafioso la sera del 14 novembre dell'82 a Palermo. L'amministrazione comunale di Sutera, insieme all'associazione Soterra, ha indetto un premio di poesia intitolato a Zucchetto e ha organizzato una serie di eventi. Fine investigatore, Zucchetto era uno degli agenti di punta della squadra mobile palermitana. A bordo del suo motorino era diventato uno specialista del contrasto alla criminalità di strada e pagò con la vita il grande attaccamento al suo lavoro. Noi facciamo un'altra brevissima pausa, poi il meteo per la giornata di domani. Nuova Sport Car, la nuova concessionaria Palermo BMW e Mini, Isola delle Femmine, Via delle Industrie 77. Mamma, facciamo un dolce insieme. Ricò è crema di ricotta di pecora zuccherata e congelata per essere sempre disponibile. Da oggi anche nella comoda confezione da un chilo. Info su www.ricocreme.it. Telefono 091 869 1229. Venite a visitare il nuovo showroom Vialdi sulla statale 113 nell'area commerciale di Carini. Potrete scegliere il vostro sommier o semplicemente il vostro materasso in lattice direttamente in fabbrica. Oggi il materasso matrimoniale costa solo 349 euro e il singolo solo 229, guanciali compresi nel prezzo e possibilità di finanziamento anche senza busta paga. E se acquistate un sommier, il materasso è in omaggio. È proprio vero quel che dice Eusebio Lamanna. Vialdi, senza chiacchiere, solo fatti concreti.
La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Da Loris, vendita promozionale, abito uomo 99 euro, giubbotto uomo 89 euro, orario no stop. Loris, la moda passa, lo stile resta. Per domani cielo molto nuvoloso con piogge e temporali sparsi, soprattutto sul settore ionico. Le temperature saranno in lieve diminuzione sia le minime che le massime. I venti saranno ancora moderati da est-sud-est, ma rimossi tutti i bacini ad eccezione dello Ionio e del Canale di Sicilia che si prevedono agitati.